Allora, vi dico io. Allora, abbiamo giocato meno bene delle altre partite, abbiamo vinto. Questa è la verità. Per cui, ovviamente, non l'ho già detto un'altra volta, non ero d'accordo su quello che avete detto e scritto le altre settimane. Della verità, abbiamo fatto un brutto secondo tempo, un gran primo tempo, mentre le altre partite abbiamo creato molte più occasioni di oggi. Per cui comincio a far fatica a capire la situazione di calcio e niente. Complimenti ragazzi per il primo tempo, perché partire con un handicap pesantissimo non è stato semplice. Però hanno fatto un buon primo tempo, hanno spinto, hanno fatto gol su tutte le azioni che dovevano fare gol, perché poi altri tiri non abbiamo fatti. Mentre le altre partite ne abbiamo fatte di più e non siamo riusciti a vincere. Invece voi avete scritto che avevamo perso il gioco, la lucidità e tante altre cose. Non è una polemica, però è un dato di fatto. Siccome avevo detto tempo fa che bisognava cambiare, che questa squadra sul piano dell'agonismo, dell'intensità e del gioco avrebbe sempre fatto. Il giorno che la squadra si accorgerà di avere la pressione addosso, non giocherà più. Oggi secondo tempo c'è la pressione. Però va bene così e andiamo avanti. Era semplicemente non neanche uno sfogo, un dato di fatto personale, perché sfido chiunque a contestare le 4-5 palle gol che abbiamo avuto a Lecco, le 4-5 che abbiamo avuto a Montichiari, di cui tre clamorose, e anche con Lentella, il secondo tempo del Lentella. Vabbè, noi quando abbiamo pareggiato qui sembrava che avessimo perso tutto. Ascolta, però quando si sta primi, secondi, terzi, appena un po' di pressione ci sta. La squadra non ne ha bisogno. Se gliela mettete non va bene. Io ve lo dico, poi la squadra spero che faccia quello che dico io, però la sentono. È una squadra che non ne ha bisogno, è una squadra che deve sempre giocare. A costo di rischiare di perdere le partite, ma deve giocare. Queste sono le sue caratteristiche. Non è una critica, per me è un dato di fatto. Però se i giocatori mi smentiscono io sono felicissimo, però so che così oggi sentivano tutti la partita e il secondo tempo è stato il secondo tempo dove non prendiamo più gol e basta. No. Tensione si manifesta anche col gol subito dopo due minuti. Sì, mi hanno fatto un errore, però siamo stati tranquilli, sereni, siamo ripartiti subito. Certo, ve l'ho già detto, faccio complimenti per quello, perché nessuno ha perso la testa e abbiamo fatto un gran primo tempo, insomma. Arrivano anche i gol di Malatesta, due rovesciate, una più bella gara. Sì, veramente due grandi gran gol, ma anche su una bella azione, quindi tutto sommato bene, però ancora lungo. Vedremo cosa succederà in questi 20 giorni, insomma, dove si delineeranno tante cose, penso. Dopo il mercato si vedrà anche chi si sarà rinforzato ancora, chi perderà qualche pezzo, insomma. Vedremo, c'è ancora un giorno o due, poi bisogna anche aspettare che i giocatori riescono a integrarsi nelle squadre. Oggi ad esempio secondo me Casale ha preso un grande giocatore che è la punta, per cui vedremo anche come si renderanno a disposizione delle squadre. Insomma, adesso lui era un periodo che non giocava, mi sembra. Vedremo, nel giro di 20 giorni si delineerà tutto. Il nostro mercato è finito in entrata e in uscita. Ma salvo botte dell'ultima, ma dovete chiedere al direttore, cioè, non so chi possa arrivare, magari se c'è qualche giovane bravo può anche interessarci, però non penso che ci siano botte importanti. Anche in uscita? In uscita, io ho parlato con i ragazzi, ho detto che nessuno li manda via, poi se loro hanno bisogno di trovare più spazio, vogliono giocare, le scelte aspettano loro.
e non anche poi trovare la squadra, però cioè, onestamente penso che sia anche corretto che se uno non trova spazio e vuole andare via possa fare questa scelta, insomma, visto che purtroppo due o tre devono andare in tribuna, lo devono valutare loro. Una cosa extra tecnica, quest'estate aveva detto bello giocare contro il Casale, le partite da assaporantino, oggi quando li ha visti con la maglia verde cosa ho pensato? L'ultimo è stato veramente l'ultimo, c'è stato uno con il Casale che ha detto con che maglia gioca la Pro e io ho detto beh, se è il mio giocatore non lo facevo giocare. Era una battuta, nel senso che credo che tutti debbano sapere cosa è una scelta loro. Noi siamo andati là con le maglie rosse, mi sembra. Sì, infatti anche quella non era stata fantastica. Devo dire che le maglie rosse però sono belle. E poi hanno anche un qualcosa da sapere. Una scelta rossa, la storia no, loro non so perché hanno messo questa maglia, però poi non so, poi c'è. Come nel calcio tanti sono scaramantici, però quasi lì magari era... No, era giusto per un tema extra tecnico che altrimenti sì, sempre stato no, per parlare qualcosa anche di diverso, per non parlare delle solite cose... No, no, beh, onestamente non mi piace, poi dopo non penso a me. Io ho sempre giocato anche contro di loro, erano sempre nere, addirittura una volta con una fascia bianca, con quello... Bellissimo, mi sembra. È importante vincere. È sempre importante vincere. Sotto la neve poi. Sì, beh, il campo è tenuto abbastanza bene. So che hanno rinviato qualche partita. Sì, è giusto e Cosa si aspetta dalla trasferta di Renato? Cioè, ci presenta un po' la squadra. No, mi aspetto. Giochiamo, poi dopo se non li prendiamo... Cioè, la sostanza è quella, poi vediamo, insomma, poi adesso vediamo anche come giochiamo, se giochiamo diverso. Tutte le settimane con la storia dei giovani dobbiamo sempre cambiare tanto tempo. Adesso domenica non ci sarà Rossi, quindi giocherà un giovane a metà campo, possiamo recuperarne uno dietro. Vedremo se la Birola è un po', giocherà la Briola, vediamo un po', insomma. Cioè, ogni domenica si gira, insomma, speriamo sempre di attaccarci. È tornata via che c'è un po' fatica? Sì, c'è poca forza.